Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale Mio Padri. Ci sono state un po' di incomprensioni in questo ultimo periodo con alcuni di voi che avete guardato i miei video, specialmente in particolar modo su uno degli ultimi video. Il titolo è Dormi a papà, come insegnare a vostro figlio a dormire in soli 7 giorni. Il mio era un titolo che voleva soltanto invogliare a cliccare per poter guardare quel video basato esclusivamente sulla mia esperienza personale. Ve lo ripeto per l'ennesima volta: non sono un pediatra, non sono un ostetrico, non sono uno specialista in puericultura, sono un semplicissimo papà che ha deciso di creare questo canale YouTube per raccontare le mie esperienze di papà dal mio punto di vista, per poterle condividere con altri papà o con altre mamme. Però se tra i commenti trovo quelli di alcune mamme un po' forse troppo invasate, un po' troppo agitate, allora inizio a preoccuparmi che probabilmente il mio canale è stato frainteso. In particolar modo mi scrive una signora, spero, penso anche lei sia una mamma, in riferimento al metodo che io utilizzo per far addormentare mia figlia, mi accusa di medievalismo emozionale, mi accusa di non tenere conto delle emozioni di mia figlia, mi accusa di farla piangere per tutta quanta la notte. Non è assolutamente così, è soltanto un'esperienza che ho voluto raccontare. Ognuno conosce i propri figli. In 5, 6, 7 minuti di video è sicuramente impossibile poter raccontare tutte quante le sfumature che ci sono dietro la possibilità e la facilità o la difficoltà a poter far addormentare un bambino o un bebè. Secondo questa signora, probabilmente io curo le coliche di mia figlia con bollitura di cetosella, cicoria, zolfone, malva, finocchio, tutto insieme, bere a digiuno, ti ribolle dentro come sciacquare una botte, poi per lo dietro ti esce uno gran fuoco e sei guarito, come diceva Teofilatto dell'Armata Brancaleone. Ebbene, voglio tranquillizzare tutti quanti, quelli che si sono scandalizzati per questo video, che assolutamente non è così. I miei video non sono assolutamente una Bibbia su come accudire i bebè. Ognuno di noi, ognuno di voi conosce il proprio bebè, conosce le sue esigenze, conosce il suo modo di piangere, conosce il suo modo di reagire a degli stimoli. Io ho soltanto raccontato la mia esperienza, che può o meno essere utile ad altri. E quando mi si viene a dire, come in quel commento, che ci sono tanti genitori disinformati o male informati che guardando questi miei video imparano cose sbagliate, beh, lasciatemelo dire, state dando dei deficienti e degli stupidi a tutti quelli che guardano questi video. Avevo pensato di fare un video parodia sul medioevo emozionale, su questo medievalismo emozionale, però da ridere mi viene veramente ben poco. Io sono andato ad informarmi su che cosa sia questo metodo. Ah sì, sembrerebbe che sto Estiville praticamente sia un pazzo criminale che ha inventato un sistema per far addormentare i bambini lasciandoli da soli dentro la culla, dentro il lettino, chiudendo la stanza al buio. Sti bambini piangono come disperati tutta la notte, si squarciano la gola a strillare e addirittura arrivano a vomitare. Sembrerebbe sempre, da queste testimonianze di queste persone, che Estiville suggerisca, sembrerebbe, di entrare nella stanza, ripulire soltanto il vomito e rimettere il bambino nella culla. Vi porto soltanto due commenti che ho trovato in rete, ve li leggo. Io non capisco, come potete applicare le regole e i consigli di quel libro? Si parla di un libro, quindi partiamo dal presupposto, si parla di un libro. Chi lo ha scritto, secondo me, è una mente malata, che non ama i bambini. Denuncialo, se hanno scritto un libro che non ama i bambini, denuncialo. Un domani, quando sarete vecchi, avrete voi bisogno di loro. I vostri figli vi lasceranno da soli a piangere, magari in una casa di riposo. E sta bene così. Chi semina vento raccoglie tempesta, sempre. Signori, che dire di più? Il problema principale, a mio modo di vedere, è soltanto uno. Nel medioevo emozionale ci siete voi. E vi spiego il perché, dal mio punto di vista, sempre. Siccome il problema di tanti di noi è il sonno dei bambini durante la notte, perché di notte si dorme, questo ci hanno insegnato, no? Di notte non siamo gatti. Di notte si dorme, il giorno dopo ci si sveglia e si va a lavorare. Siccome siamo degli egoisti, siamo profondamente egoisti, noi cerchiamo in tutti i modi di adattare le esigenze dei nostri figli alle nostre esigenze. Io devo dormire e anche tu devi dormire. Io voglio divertirmi e tu non devi rompere i cosiddetti. Questo è. Venite a dirmi il contrario. Ora, che succede? Estiville, questo tizio, o Tracy Hogue, che non conosco, le loro teorie non sono null'altro che tirate fuori dalla nostra coscienza, cioè da quello che noi volevamo sentirci dire. Quindi, ragazzi, aspetto i vostri commenti, educatamente, pacatamente, confrontiamoci, ma stiamo calmi,
Calma e sangue freddo. Ciao a tutti.